particolare notizia, però dobbiamo dire quest'oggi, è l'apertura di Beppe Grillo sulla legge elettorale, dice siamo pronti al confronto con Renzi. Allora, da Palazzo Chigi, la nostra Livia Michilli, buongiorno. Buongiorno Stefania, ricorderete forse come Renzi, proprio all'indomani del voto sulle europee, commentando il successo riscosso dal Partito Democratico, si rivolse al Movimento 5 Stelle, chiedendogli una riflessione sul voto e invitandoli a andarsi a sedere al tavolo delle riforme, ribadendo la volontà da parte del Partito Democratico di scrivere insieme le riforme, in particolare la riforma della legge elettorale. E quindi qualcosa alla fine sembra si stia muovendo, perché come accennavi tu, sul blog di Beppe Grillo è comparso poco fa un post a doppia firma Grillo e Casaleggio, in cui si apre proprio a un incontro con Matteo Renzi. Il Movimento 5 Stelle sembra volerlo sfidare, batta un colpo Matteo Renzi, è scritto, il Movimento 5 Stelle risponderà. Il tema è appunto quello della legge elettorale. Il Movimento 5 Stelle quindi appare interessato a discutere con Renzi della legge elettorale. E cosa ha fatto cambiare posizione ai 5 Stelle è spiegato nel blog. Due le motivazioni. La prima, dice i 5 Stelle, è il fatto che Renzi adesso è legittimato da un voto popolare, quindi appunto il riferimento al risultato, all'ultimo risultato elettorale. Poi la base di discussione, però, secondo i 5 Stelle è il progetto di legge che i 5 Stelle hanno messo a punto, ricorderete, frutto di una lunga consultazione online in cui gli iscritti al Movimento 5 Stelle nel corso dei passati mesi furono proprio chiamati a esprimersi su quale modello elettorale avrebbero preferito. Il risultato, che poi appunto è stato tradotto nero su bianco, è un sistema, diciamo, di tipo proporzionale che prevede anche le preferenze, e quindi è su questo che il Movimento 5 Stelle a quanto pare è intenzionato a chiedere un incontro con Renzi, tant'è che viene delineato nel blog persino quella che dovrebbe essere la delegazione, se Renzi accetterà, cioè i due capigruppo e poi il vicepresidente dei 5 Stelle della Camera, Luigi Di Maio. Quindi vedremo, Stefania. Ovviamente